Buongiorno a tutti e buon Linux Day. Parliamo oggi di didattica a distanza con l'aiuto di due software rigorosamente open source, OBS Studio e OpenBoard. Ora, didattica a distanza ci ha accompagnato a partire da marzo dell'anno scorso e rischiamo, come vedete dalle linee guida di questo agosto, rischiamo di sentirne parlare ancora per un po' di tempo. La didattica a distanza ha sicuramente dei punti di forza. Quello che è successo a marzo, aprile, maggio è stato una sorta di esperimento su scala nazionale con centinaia di migliaia di docenti, famiglie e studenti che hanno scoperto gioie e dolori, ovviamente, della didattica a distanza. In alcune situazioni più virtuose c'è stato anche un abbozzo di costruzione di comunità di pratiche, cioè di docenti che si sono messi insieme e hanno scambiato materiali e comunque ci sono stati anche dei veri e propri corsi di formazione strutturati grazie ai fondi che sono stati messi in gioco. Sicuramente ci sono dei punti di debolezza. In alcuni casi la didattica a distanza ha significato, specialmente all'inizio, ha significato mandare un audio su WhatsApp con il prof che chiacchiera. E a partire da questi ci sono stati sviluppi sicuramente virtuosi, buoni, però altri punti di debolezza sono il fatto che Google, Microsoft e le piattaforme proprietarie sono andate aumentando le loro quote di mercato. Ma sicuramente nel campo scolastico molte scuole si sono appoggiate a queste piattaforme che permettevano di trovare già pronto un ambiente dove lavorare in modo digitale con le classi. Questo è stato, da un certo, secondo me, questa è stata una grande occasione mancata per incentivare lo sviluppo di piattaforme open source e open data con fondi nazionali. Cosa che invece è successa già da prima del Covid, per esempio in Francia con l'unità scolastica di Lione, l'unità regionale, sì, regionale di Lione, che ha lavorato molto bene in questo campo. Ora c'è in effetti una opportunità, forse, perché ultimamente Google Meet ha limitato a 100 il numero massimo dei partecipanti e questo pone un problema, ad esempio, a tutti i collegi docenti numerosi, tutte le scuole che hanno collegi con 150 persone che non sanno più come fare. Allora, o queste scuole passano a Office 365, che ancora sembra essere gratuito, o pagano migliaia e migliaia di euro a Google per passare alla versione business, oppure c'è una cosa interessante che sono questi server pubblici. Ad esempio, vediamo il GAR con 40 gigabit e ben 32 core, poi c'è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ci sono anche varie università, Torino e altri. I software sono open source, Jitsi e EduMeet, sono software di videoconferenza. Ora c'è qualche cosa che noi possiamo prendere in considerazione che sta a cavallo tra la didattica a distanza e la didattica che possiamo fare in tempo normale di scuola. E questa è la classe rovesciata. La classe rovesciata, che significa fondamentalmente, che parte fondamentalmente dal fatto che l'insegnante costruisce un materiale didattico da dare agli studenti. Gli studenti ne usufruiscono a casa e in classe si usa il tempo scuola per approfondire, farci lavori, compiti di realtà e via di seguito. Per fare questo, ovviamente, il docente si deve attrezzare perché costruire un materiale che vada in concorrenza con tutte le piattaforme che riempiono i nostri studenti di video fatti benissimo, bisogna fare almeno dei prodotti almeno decenti. In questo senso ci vengono in aiuto i nostri due software.
Open board, una lavagna interattiva, OBS, uno studio di registrazione. Allora, Open board è un progetto, beh, è, come vedete, è una tavoletta grafica con i tipici strumenti per scrivere, disegnare, cancellare, cambiare colore. C'è una libreria dove si possono importare, esportare forme e tante altre cose, e c'è la possibilità di esportare in PDF e quindi dare la lezione, ad esempio, fatta in classe sulla LIM agli studenti, o anche addirittura di esportare nel formato Open Board. Di fatto, Open Board, che è multipiattaforma, è assolutamente compatibile con qualunque dispositivo di puntamento, quindi con qualunque LIM di qualunque marca, è sicuramente una ottima scelta per lavorare all'interno di una scuola, piuttosto che avere i soliti 4 o 5 software proprietari delle varie marche, delle varie LIM che sono state comprate negli anni. È un progetto che parte da Open Sankore 7 anni fa ed è diventato open source nel momento in cui è stato utilizzato, è diventato il software di riferimento per fare didattica nell'Africa francofona. Attualmente noi lavoriamo con un fork che è Open Board, è un fork di 3 o 4 anni fa. È un progetto maturo e è disponibile anche questo per Windows, Mac e Linux. Purtroppo esiste la possibilità di utilizzarlo su Ubuntu 20.4, ma bisogna compilarlo. Questa è una call, bisognerebbe trovare qualcuno che lo pacchettizza oppure trova qualche altra soluzione. Bene. Ora, l'altro software, OBS, è uno studio di registrazione. Come vedremo, io posso definire delle fonti, delle sorgenti, e a questo punto posso registrare al volo una lezione. E questa è una cosa fantastica. Anche questo è un software open source e multipiattaforma. Bene, allora, proviamo a definire uno storyboard. Io ho deciso di fare una micro lezione sulla rifrazione della luce e quindi ci dobbiamo semplicemente costruire un piccolo script della lezione. Penso a quello che voglio fare e qua abbiamo un titolo, le varie fasi. Introduce il prof a faccia a tutto schermo, poi c'è una webcam con l'esperimento, poi utilizziamo il browser con un applet per fare certe cose, open board per scriverne altre, poi il prof di nuovo che conclude. Questi F1, 2, 3 che ho messo li vedremo, sono il modo di passare da una scena all'altra, come sto facendo adesso che mi sono messo la faccia a sinistra o adesso che metto tutto lo schermo, per farlo al volo mentre si registra. Bene, a questo punto siamo pronti a partire con la registrazione. OBS Studio. Per il momento è tutto vuoto e inizio con la prima scena, anch'essa vuota, in cui aggiungo una fonte. Qui abbiamo la lista delle cose che abbiamo deciso di aggiungere. Quindi, per prima cosa, scelgo come fonte con il più una immagine. Devo creare una nuova fonte e la vado a scegliere. La prima immagine è quella di inizio, che mi sono preparato con la stessa risoluzione dello schermo, cioè Full HD. La scena la rinominiamo come immagine 1. Poi aggiungo una seconda scena che chiameremo Prof, dove possiamo mettere come fonte un dispositivo di acquisizione video. Devo creare una nuova fonte. Come dispositivi io ho due webcam. Il prof sarà con la webcam questa. Quindi, ok, possiamo fare anche qualcosa di diverso. Perfetto. Poi, quindi questa è una faccia piena, diciamo, del prof. Poi aggiungo una scena che chiameremo esperimento in cui ho la seconda webcam, quindi di nuovo aggiungo come fonte un dispositivo di acquisizione video e questo qui sarà il secondo e prendo come webcam l'altra webcam che
che ho semplicemente appoggiato su un oggetto. E qui io sono pronto per il mio setting sperimentale. Bene, il prossimo passo è mettere il browser. Mi sono già preparato una finestra di Chrome, quindi aggiungo browser, dove aggiungiamo la fonte cattura la finestra, e come finestra scelgo proprio Chrome. Lo devo aprire per mostrarlo. Oh, vediamo che, e qui va bene, vediamo che le proporzioni devono essere adatte, quindi facciamo così e poi proviamo a fare in modo di avere uno stage con tutto quello che ci serve. Siamo arrivati allo schermo. Lo schermo ci servirà per aggiungere Open Board. Come fonte ci mettiamo la cattura dell'intero schermo. Adesso sta riprendendo lo stesso OBS, quindi c'è questo gioco di scatole cinesi. Siamo pronti a prepararci queste tre finestre composte, l'esperimento più il prof, quindi aggiungo una scheda che chiamo proprio esperimento più prof, e in questa scena posso aggiungere come fonti delle scene. Ci metto la scena esperimento e ci metto la scena prof, scelta come scena. Adesso possiamo andare a giocare con le dimensioni. Può essere ingrandito. Stessa cosa con browser più prof. Dove come fonti aggiungo di nuovo le scene browser e la scena prof. Poi avremo schermo più prof, dove aggiungiamo schermo, come sempre come scena, aggiungiamo schermo e poi aggiungiamo prof. Per finire l'immagine 2, che è l'immagine di chiusura. Quindi questa volta come fonte scelgo di nuovo un'immagine e la vado a prendere. E questa volta scelgo l'immagine finale. Perfetto. Come audio abbiamo il microfono della prima webcam. Arrivati a questo punto siamo in grado di decidiamo che le transizioni da una scena all'altra saranno di tipo dissolvenza con 450 ad esempio millisecondi e siamo in grado di passare all'ultima cosa, e cioè le scorciatoie. Allora, io ho già sistemato F12 come avvio e termine della registrazione. Direi che possiamo prepararci gli altri tasti di funzione, come in questa tabella, quindi immagine 1 e ci mettiamo la F1. Poi prof sarà F2, sto seguendo l'ordine del nostro storyboard. Poi avremo exp più prof, esperimento più prof, che sarà la F3 perché è la terza scena. La quarta scena è browser più prof e quindi metto qui un F4. E poi schermo più prof F5. Infine avremo come sesta scena, torneremo al prof faccia intera F2 e finalmente avremo come uscita immagine 2, che è la settima scena del nostro storyboard. Applico e ok. Quindi a questo punto io facendo qua possiamo anche togliere questa modalità studio, ecco. Ed ora abbiamo il nostro set completamente sistemato. Quindi possiamo passare
con i nostri F1, F2, F3 attraverso le varie scene e siamo pronti a registrare. E F12 inizio la registrazione. Buongiorno a tutti, oggi parleremo della rifrazione della luce. Iniziamo con un esperimento. E mentre il prof fa la sua lezione, noi vediamo come cambia scena da una scena all'altra usando i tasti di funzione e anche vediamo come abbia sottomano la scaletta e anche un monitor di quello che sta succedendo. Tranne proprio in questa fase, perché open board cattura l'intero schermo, non possiamo vedere il resto di OBS. Bene, la registrazione sta per finire e siamo pronti fra un attimo a vedere il risultato. Buona visione. Buongiorno a tutti, oggi parleremo della rifrazione della luce. Iniziamo con un esperimento. Per esempio, mettiamo una matita nell'acqua e, come sapete bene, la matita sembra spezzata, sembra essere spezzata, ma non lo è in realtà, è ancora intera. Quindi proviamo a lavorare con un laser. Oh, il fascio non si vede bene, quindi provo a mettere un po' di farina. Vediamo se rendendo l'acqua opaca riusciamo a vedere meglio il raggio laser. Allora, forse si riesce a vedere che il raggio laser devia quando entra nell'acqua. Non si vede molto bene e quindi passiamo a un altro sistema. Allora, questo è il nostro laser. Accendo il laser e vediamo come quando il raggio di luce passa dall'aria all'acqua devia. In effetti, se noi potremmo addirittura cambiare il colore e vedere come. In effetti, se noi guardiamo le onde, anche così semplicemente, vediamo che quello che succede passando dall'aria all'acqua è che le onde di luce luminose rallentano e questo spiega come mai il raggio devia. È come se un carrellino qui arrivasse con la ruota di destra nell'acqua per primo che rallenta, poi ci arriva quella di sinistra e quindi poi il carrellino continua avendo deviato. Oh, come possiamo anche spiegare una cosa del genere con, apriamo il nostro open board, come possiamo spiegarla con un altro esempio? Ora, se io immagino che questa sia la linea che separa il mare qui e la spiaggia qui, prendiamo un povero bagnante che sta affogando, lo rimpiccioliamo un pochino e lui sta qui in cerca di aiuto. Dopodiché abbiamo anche naturalmente un bagnino. Eccolo prestante, il Baywatch è pronto ad aiutarlo. Ora potremmo chiederci, ma noi possiamo immaginare che la linea di salvataggio migliore sia questa? Sicuramente no, perché una linea che minimizzi il tempo necessario al bagnino per salvare l'affogante è una linea in cui il bagnino corre un po' più a lungo lungo la strada, lungo la spiaggia e un po' meno a lungo lungo il mare. Però non c'è neanche bisogno di arrivare a questo estremo. Ad esempio, se io facessi una cosa di questo genere, ci metterei più tempo della soluzione ottimale, che sta un po' una via di mezzo. La soluzione ottimale sarà una cosa di questo genere. Pardon. Devo cambiare il colore. Cambiamo il colore e avremo una cosa di questo genere in blu. Una cosa in cui c'è un po' più di strada nella spiaggia, un po' meno di strada nell'acqua,
ma è una via di mezzo. Ebbene, quanto via di mezzo? Torniamo a noi. Il bello è che se io lascio fare la luce trova esattamente la strada migliore. Quindi la strada che la luce fa per arrivare da un punto all'altro passando dall'aria all'acqua corrisponde alla strada migliore che il bagnino può fare per salvare l'affogante. Arrivederci. Buona la prima. In effetti, vediamo, abbiamo visto che di fatto non c'è stato bisogno di montaggio. Il filmato che avete visto è effettivamente quello che è avvenuto, che è stato registrato in 3 minuti. Ora, chi ha mai provato a costruire un filmato fondendo quattro fonti diverse e parlandoci poi sopra, sa che per fare 3 minuti di filmato ci vogliono tipicamente 3 ore. E questo filmato ha richiesto sicuramente l'impostazione di OBS, che però si fa una volta sola in linea di massima, e poi ha richiesto 5 minuti di progettazione e 3 minuti di registrazione per avere 3 minuti di video. E questa è una cosa che ci potrà rimanere anche dopo la fine dell'emergenza. Grazie dell'attenzione.